Anche oggi il Signore ci chiama e ci invia in questa giornata, come ogni giorno nella nostra vita, e questa è un pochino la mappa di quello che ci aspetterà e di quello che siamo, agnelli in mezzo ai lupi. Non possiamo aspettarci altro, dice il Salmo, per te siamo messi a morte ogni giorno come pecore da macello. San Paolo, parlando del ministero apostolico, cosa dice? Come condannati a morte. Siamo come condannati a morte. Adesso, se speriamo altre cose, siamo fuori rotta. Per questo soffriamo, evidentemente. Se ci aspettiamo di non essere mangiati dai lupi, allora forse non abbiamo fatto ancora l'esperienza dell'agnello di Dio. Tutto è iniziato così, il ministero pubblico del Signore è iniziato così. Il Battista ha indicato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. E ogni giorno l'agnello di Dio è annunciato dai suoi fratelli più piccoli, dagli agnellini che stanno con lui, che sono stati rigenerati da lui, come San Francesco che ha trasformato il lupo in un agnello. Il lupo che cerca la vita, il lupo che non ha, che ha fame e arriva fino alle città e fa macelli. Questo è quello che c'è in ogni generazione della storia, in chi non conosce Cristo. E il mondo, ma anche chi è accanto a noi, la sorella, il fratello, la persona più prossima a noi, ha diritto di incontrare l'agnello di Dio. E siccome il mondo non viene alla Chiesa, allora è l'agnello che va in cerca del lupo per farsi divorare, perché l'unica possibilità di salvezza per noi è stata questa. Tutto nasce da questa esperienza che abbiamo fatto ciascuno di noi e che continuiamo a fare ogni giorno nel sacramento, nell'eucaristia, nella parola che riceviamo. È annunciato questo, è annunciato l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, perché quello che fa soffrire il mondo è il peccato. Quello che fa soffrire una famiglia, una coppia, è il peccato. Non è il carattere del marito, il carattere della moglie. Quello che mi fa soffrire, quello che fa soffrire una comunità religiosa, non sono le strutture, non sono le decisioni che anche possono essere molte volte sbagliate, non perfette, ma quello che ci fa soffrire veramente è il peccato. Allora l'unica possibilità che abbiamo di felicità, di vedere compiuta la nostra vita, la nostra missione, è che noi per primi ogni giorno sperimentiamo che questa fame che abbiamo e che diventa concupiscenza a causa dell'inganno del demonio, no? Che ci mette lì in un angolo con crisi affettive, con che non mi vogliono bene, che non mi capiscono, con la superbia, con l'orgoglio, con la gelosia per i nostri criteri, per i nostri schemi. Il peccato originale ha dato origine alla discomunione. Il primo effetto è stato che Adamo ha incolpato sua moglie, è stata lei. Per ridonarci la comunione, vedete, invia i 72, immagine degli anziani, il popolo di Israele, che insieme a Mosè governavano Israele. E li manda 2 a 2. Perché 2 a 2? Perché è la nuova creazione. Adamo ed Eva riconciliati, distrutto quel muro di separazione che era fra mezzo, dice San Paolo, Israele e i pagani, tutto quello che è discomunione è vinto nella croce, nella carne di Cristo, offerta per noi come un agnello. Ma questo, il regno di Dio è vicino, questa parola necessita di una testimonianza, cioè necessita che sia mostrata vera, autentica. Il potere della parola di Cristo era Cristo, è Cristo, è Lui la parola vivente. Non è una parola vana, è una parola umana, è una parola che si compie nel momento in cui si annuncia. E vuol dire che nel momento in cui Cristo perdona, il perdono arriva attraverso la sua carne, attraverso il mistero della sua Pasqua. E questo è quello che ci ha salvato, questo è quello che ha salvato il popolo, quello che salva tutti i giorni noi. Adesso stiamo celebrando la Pasqua in questa Eucaristia. Il tempo di Ezechia, re Ezechia, che era uno dei pochi re che ha fatto quello che è bene agli occhi del Signore, prima riconsacra, purifica il Tempio dall'idolatria con i Leviti e poi invia messaggeri in tutto il regno, chiamando il regno a conversione. Questa è una profezia poi di quello che sarebbe accaduto anche dopo l'esilio, con Esdra, con Neemia, la ricostruzione del culto, eccetera. E al centro la Pasqua.
perché sto Ezechia invia messaggeri in tutta Israele, in villaggio, chiamando tutti quanti alla Teshuva, cioè a tornare al Signore. Ma tornare al Signore, convertirsi, significava molto concretamente ritornare a Gerusalemme e celebrare la Pasqua. Un pochino come tela di fondo di questo Vangelo di oggi, una delle possibili tele di fondo, perché a che cosa siamo inviati tutti? A che cosa è inviata la Chiesa? A chiamare a conversione il mondo. La conversione, cioè cambiare rotta e tornare a Gerusalemme, cioè tornare al paradiso, tornare al centro, tornare a Dio. E tornare a Dio significa celebrare la Pasqua, significa conoscere l'amore di Dio che ha il potere di strapparci dall'Egitto e portarci alla terra promessa attraverso un cammino lungo nel deserto. Questa è la Pasqua, questo è quello che ha nel cuore Israele più di ogni altra cosa, è quello che la Chiesa primitiva aveva più di ogni altra cosa e che tutti noi abbiamo più di ogni altra cosa. Per questo l'Eucarestia è così importante, per questo l'Eucarestia è il culmine e la fonte della vita della Chiesa, la vita della sposa, perché è la Pasqua, perché è partecipare oggi in questa giornata, in questo giovedì, molto concretamente, della vittoria di Cristo sulla morte. Partecipiamo della vittoria dell'agnello, che dice l'Apocalisse, ha vinto un agnello sgozzato, ha vinto l'animale più debole, l'ultimo, il più mite, ha vinto contro la bestia, e questo viene nella nostra vita, e a questo la Chiesa è inviata. Allora si comprende tutte le istruzioni che dà il Signore. Un agnello non c'ha infrastrutture, l'agnello va così com'è, nella sua debolezza, nella sua precarietà, nella sua povertà, per non inficiare la croce di Cristo, per non rendere vana la croce di Cristo. Non può essere che crocifisso, non può essere che un agnello immolato, non può. E la natura della Chiesa è questa, la mia natura, la tua natura oggi è questa. Sarebbe da dire ai fidanzati quando si sposano, vanno a essere agnelli l'uno per l'altro, non altre cose. Ma per dire questo, per dire oggi questo a te, per dire oggi questo a una suora, per dire questo oggi a una vedova, per dire questo oggi a un ragazzo, per dire questo bisogna che questo sia sperimentato. Non è un moralismo. Come vai a dire a una persona di non resistere al male? Come vai a dire a un ragazzo, guarda, ti sposerai, ma il cammino è perdonare, il cammino è offrire l'altra guancia, il cammino è prendere il peccato di tua moglie, di tuo marito, anche se ti tradisce. Come fai a dire questo? Se tu non l'hai sperimentato prima che l'agnello ha fatto questo con te e che questa è stata l'unica salvezza tua e che questa oggi è l'unica salvezza mia, oggi. Questo mi rallegra. Allora, convertirmi è tornare alla Pasqua ogni giorno, tornare a questo amore infinito che ha Dio per noi nel suo Figlio, che è molto concreto, non è niente di sentimentale. Questa parola, il sacramento che celebriamo, a cui parteciperemo adesso, l'Eucaristia, è essere strappati da quel giudizio con il quale ci siamo alzati, da quella mormorazione che ci ha accompagnato già prendendo il caffè, lavandoci, da quel timore di fronte a ciò che ci aspetta oggi, di fronte ai nostri progetti, perché non diventino idolatrie, non diventino dei totem. Allora, il Signore oggi ci strappa e strappandoci alla morte ci invia, anche con una libertà enorme, meravigliosa, di poter scuotere i sandali. Anche questo, molte volte noi, interpretando male la misericordia, interpretando male l'amore, pensiamo che sia tutta una marmellata, sia tutta Nutella, e non è così. L'amore vero dice la verità al fratello, l'amore vero dice guarda, è arrivato il regno di Dio, ma siccome tu oggi sei peggio di Sodoma, e Sodoma, sappiamo, il peccato di Sodoma è stato il peccato del rifiuto. Sodoma era chiusa, non accettava gli stranieri. Questo è il peccato di Sodoma. La sodomia viene dopo. Allora, mentre ti annuncio che il regno di Dio è arrivato presso di te, devo anche annunciarti che se non lo accoglierai, sarai trattato più duramente di Sodoma. Cioè, quando annunciamo il Vangelo, che significa annunciare il kerigma, la buona notizia, ma anche annunciare al proprio figlio, annunciare al proprio marito la verità del Vangelo. Quel momento è decisivo per chi ci sta ascoltando. È il momento più importante della loro vita. Allora, il momento in cui io scuoto i sandali, il momento in cui io dico, guarda, non faccio compromessi con te. Ti voglio bene. Non ti lascio nell'inganno. Non dico che tutto va bene. Non è tutto un tana libera tutti. Io ho bisogno di questo da un mio fratello. Io ho bisogno di questo da una sorella, da mia madre, da chi è con me. Io non ho bisogno di chi mi alliscia il pelo.
bisogno di chi mi dica anche la verità. Però la verità non può essere annunciata, detta, se prima l'agnello non ha preso il peccato dell'altro su di sé. Questo significa. Se no diventa un moralismo, se no diventa un legalismo, un giudizio morale, una condanna a morte per l'altro. Allora è chiaro che un figlio non ascolterà mai, chiaro che la sorella non ti ascolterà mai. Perché è chiaro che il rifiuto è automatico, no? Perché l'orgoglio c'è. Ma poi dice, ma questo ha preso il mio peccato, non mi ha giudicato, mi ha amato. Non ha fatto compromessi con me, non ha fatto compromessi e alleanza con quello che io c'ho dentro, ma lo ha preso su di sé, si è lasciata insultare. Mamma mia, allora noi oggi celebriamo tutto questo, come pecore in mezzo ai lupi, a chiamare chi c'è accanto a celebrare la Pasqua con il Signore. Questa è la vera conversione, questa è la gioia del Signore sia la vostra forza. La forza è la gioia di essere amati, cioè la gioia di Dio che vede il suo popolo ritornare a celebrare. La Pasqua, la gioia di Cristo che rivede i suoi discepoli dopo la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. Questa gioia che nessuno può toglierci, che è l'unica che contagerà oggi e in ogni giorno il mondo. La gioia della Pasqua, che può essere annunciata soltanto da chi con Cristo vive come un agnellino immolato, sapendo che quello è il cammino alla risurrezione e che entrando in quella morte, entrando in quel rifiuto, entrando in quella umiliazione, possiamo portare con noi nella risurrezione di oggi, cioè far ritornare a celebrare la Pasqua tutti quelli a cui siamo inviati.